E salve gamers, io sono Marichelle e oggi siamo in Resident Evil 2. Allora, sono troppo contenta ragazzi perché lo stavo super aspettando. Io lo giocai a mio tempo perché questo è un remake molto speciale, tra l'altro perché in realtà non è nemmeno proprio un remake, secondo me è tipo un reboot, non lo so. Perché l'hanno rifatto veramente tutto, hanno aggiunto cose nuove, non lo so, è strabello. Ho visto qualcosa, avevo provato la demo, insomma, già mi ispira tantissimo. E io vorrei iniziare con Claire, un po' perché io, essendo una donna, mi immedesimo molto di più. E un po' perché immagino anche che Leon lo vedrete in qualsiasi gameplay possibile e immaginabile. Quindi noi inizieremo con lei. Leggiamo brevemente la trama di entrambi adesso e poi iniziamo. Non avendo ricevuto più notizie dalla centrale di polizia, Leon si dirige a Raccoon City per fare luce sulla situazione, totalmente ignaro dell'incubo a cui sta dando incontro, tanto le loro strade comunque si incroceranno, quelle di Leon e di Claire. È ben diverso l'incubo che attende la giovane Claire, la quale è inconsapevole di quanto la sua ordinaria vita stia per essere stravolta. Ok, io direi di iniziare. Spero si senta bene tutto. Andiamo. No, io direi standard. Sì, direi standard. Assistita, forse fin troppo assistita. Ok, dai, partiamo. Senti, dico sul serio, ok? L'ho visto con i miei occhi. Oh, ma ti credo, ragazzo, ti credo. Raccontaci, com'è andata? Coraggio. Ok, beh, lo scorso venerdì sera stavo tornando a casa dal bar e una tizia inizia ad avvicinarsi. Barcollava, capisci? All'inizio pensavo fosse ubriaca. Oh, ehi, hey, ok, dici onestamente, quanto avevi bevuto? Credimi, mi ero solo fatto un drink. Come no? Dai, ascoltami, ok? Si è avvicinata e ho guardato meglio. Dovevi vederle gli occhi, il naso e tutta la faccia. Sembrava stesse marcendo. Ah. Sembrava un cadavere. Un cadavere che cammina, amico. Ti ricorda mia moglie. Non avevo mai visto niente del genere. Da allora non riesco a dormire. Coraggio, calmati, bello, rilassati. Ehi, devi essere forte. Non farti prendere dal panico, ok? Forse hai ragione. Se vai nel panico vicino a quelli, ti affondano i denti nella carne. Ti ho visto con gli occhi. Avanti, sul più bello. Oh, devo riposare. Oh, merda! Cosa faccio? E adesso cosa faccio? Partiamo subito con l'ansietta, ragazzi. Subito con l'ansietta. Sì, ci sono quasi. Mi conosci e me la caverò. Buona idea. Tornerò appena trovo Chris. Va bene, devo andare. Perché tutti si preoccupano tanto? Ma che... E là? Partiamo benissimo, esplora l'area. Guardati intorno. Fatemi un po' controllare. Voglio vedere anche un attimo le opzioni. Qui c'è la macchina di polizia. Corri. Ah, mi dice come correre. Ok.
Sì, vabbè, così. Apriamo un po' di tasti. Vabbè, in realtà non fa molto a parte correre. E immagino che devo entrare lì. Però non è che ho tutta questa voglia di entrare. Ma va bene. Ela? C'è qualcuno qui? E là? Perlustra il negozio. Sento già dei rumori strani. Tanto noi guardiamo con calma. Ma sicuramente verrà fuori qualche zombie da qualche parte. Cioè, guardate com'è curato comunque, cioè, non è per dire. Tra un po' non me ne importerà più niente che sia curato, perché vorrò solo scappare. Un libro! Acquistiamo un libro. Se sentite la voce un po' roca, ragazzi, ho la mia solita raucedine che poi passerà, ma... salve. Aspetti qui, vado a vedere. Forse era meglio di no. Allora, qui non c'è niente, vediamo se ci sono documenti. Io sarei anche curiosa. E qui? No, di qui non va. Allora andiamo di là. Siamo obbligati praticamente ad andare di là. No, ma torniamo anche indietro, dai. Su. Vabbè. Il coraggio, ragazzi, il coraggio. Sta fermo, ho detto. Ehi, cosa sta succedendo? Stia indietro, non si avvicini. Ma noi non abbiamo armi, vero? Lasciala andare. Che... al limite si scappa, insomma. Ah, bello. Non provare ad avvicinarti. Estrai la pistola. Oh, ce l'ho la pistola. Ok. Dan. Che brava, insomma. Allora, dan. Ok. E quindi cosa facciamo? Esploriamo a questo punto? Io mica mi fido. Ok. Ma l'altro si alza? Giusto per sicurezza, scusi, no, non per... Oddio, zero. Quante munizioni ho? 5. Veramente, così poche. Questo? Chiave. Ok, la mettiamo qui. È come nel vecchio, quasi. Ci assomiglia molto. Documento. Lettera della migliore amica. Leggiamo un po' tutto, ragazzi. Sì, dai, velocemente. Cara Claire, prima di tutto, grazie della tua lettera. Permettimi però di essere sincera con te. Non riesco ancora a credere che lo stai facendo davvero. Andare da sola in moto fino a Raccoon City è solo per vedere tuo fratello? Ma ti ha dato di volte il cervello? So che sei molto legata a Chris e che non hai sue notizie da un mese. Ma tu sei fuori. Ma lo sai quanti bastardi pervertiti ci sono che aspettano solo una bella studentessa universitaria con cui divertirsi? Non è sicuro viaggiare da sola. Ad ogni modo, ormai hai deciso, no? E va bene, promettimi solo che mi chiamerai quando sarai arrivata a Raccoon City. Non vorrai mica far crepare di infarto la tua migliore amica, eh? Baci. PS, tuo fratello sarà anche quel Chris Redfield. E ti avrà pure insegnato a combattere e sparare come una pazza. Ah, ecco perché sa sparare. Ma questo non ti rende invincibile, quindi non montarti la testa. Grazie. Beh, insomma, il problema dei maniaci in questo momento non è la priorità. Io c'ho un po' paura per il tizio che è stato... E infatti, io lo sapevo. Ve lo sentivo. Purtroppo può essere... Se io gli sparo al petto, funziona uguale. È una prova, ragazzi. No, forse non dovrei fare prove. Sì, a quanto pare funge, no? Non per altro. Perché... E... Si scappa? No, aspettate. Qui c'è qualcosa. Qui c'è un armadietti. Ok. Andiamo di qua. Ok. Immagino che... Chiave. Sì, è come nel vecchio. Più o meno, insomma. Ah, ok. Sono tornata dal tipo che si sta trasformando. Forza. Stiamo scherzando. No. Via, io volevo scappare.
Via! Se ne vada! Via! Via, 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 così mi sentite a urlare. Via! Julion! Stai giù! Bellino lui, bellino. Dobbiamo andarcene. Stai bene? Sì, credo di sì. Grazie. Ringraziami dopo, una volta salvi. Porca troia. Forza! Salta su! Reggiti. Ma che succede? Non lo so. Forse alla centrale sapranno dirci qualcosa. Sei un poliziotto? Sì, Leon Kennedy. E tu? Claire. Claire Redfield. Vivi qui? No. Cerco mio fratello. È un poliziotto. Beh, per fortuna ti ho incontrata. Ormai non so più cosa aspettarmi. Bellissimo inizio, veramente. Avremo tanta ansia, ragazzi, tanta ansia da portare con noi, però mi piace, cioè mi piace perché è veramente un bel gioco. Parte veramente bene. Attenzione a tutti i cittadini. A causa dell'epidemia in corso, vi invitiamo a rifugiarvi presso la centrale di polizia di Raccoon City. Cibo e medicinali verranno distribuiti a chiunque ne abbia bisogno. Oh mio Dio, non posso crederci. La centrale di polizia è vicina. Ci diranno qualcosa. Sì, ma se fossimo rimasti soli, gli unici sopravvissuti... Qualcuno è sopravvissuto. La città è grande. Non siamo soli. Dovremo camminare da qui. Meglio correre. Sì, buona idea. Sì, direi di correre. Andiamo indietro. Ma che... Porca troia. Ah, è vivo questo. Esci ora. È davvero? Aia. Ah.
direi di no. E nemmeno per noi è molto sicuro. Ci vediamo alla centrale. E posso scappare in realtà, vero? Perché non è che adesso vorrei dire, però secondo me stare qui a sparare è leggermente inutile. Dai, corri, corri più veloce di così. E di qua spero, perché sennò siamo fritti. No, sono in un piccolo ciechissimo. La centrale, dov'è la centrale? Non ci posso credere mai nella vita. Aspettate ragazzi, ci vediamo la centrale. Dov'è la centrale? No, è che l'ansia ragazzi, voi provate a giocare con l'ansietta. Poi fatemi sapere. No, di qui non passa. Scusate, ma io non posso ammazzarli tutti. Ah! Via, via, via. Non li posso mica ammazzare tutti neanche. Veramente ho ammazzato. No. E qui tanto non passa. Aspettate, ragazzi, ragazzi, ragazzi. Stiamo calmi. Scusatemi, ma di qui non passa che c'ho le fiamme. Ah! Allora. Cerchiamo di ragionare per quanto sia possibile con... No, no. Ah, di qua, di qua, di qua. Di qua, di qua. Perfetto. Sembra l'apocalisse. Credo. Esatto. No, perché stare a sparare, ragazzi, mi pare un po' inutile. La centrale di polizia. Ok. Ci sono quasi. Sì, direi di correre e basta. Risparmiamo colpi per quanto possiamo. Risparmiamo. Poi se proprio bisogna sparare, lo facciamo, però. Intanto se possiamo evitare. Via, via, via. Anche solo rallentarli con un colpo. Vai. Sì. Ok. Io controllerei qua attorno, ragazzi, perché se ci sono piantine come nel, appunto, nel vecchio Resident Evil, io le prenderei. Tanto adesso siamo qui, credo che non ci siano zombie, almeno qui all'esterno, spero. No, qui non trovo niente. Tanto c'è il trofeo. Allora, la città dei morti viventi. Bello. Sì, direi di entrare, non vedo nulla. Esplora. Ce ne sono! Leons? No. Non c'è. E qui non si apre perché... Sì, non abbiamo niente. Questa è una parte che ho fatto con la demo, ma ero con Leon. E gli enigmi classici. Munizioni, munizioni. Ci piacciono le munizioni. Tanto direi anche di ricaricare la pistola. Controlliamo tutto, visto che c'è il computer. Ma... il personal computer. Ma direi di guardare un po' tutto qua attorno. Una combinazione dobbiamo trovare. Secondo me tanto vale andare dal computer. Poi guarderemo tutto. Vediamo se c'è qualcosa. Perché appunto questa parte l'ho fatta per conto mio con la demo. Qui possiamo salvare? Ah, è qui? Non c'è niente. Ah, posso depositare, giusto. Ma per adesso no. Avanti, Chris. Dove sei? Oh, merda. Sono riusciti a entrare. David, Marvin, ci siete? C'è una via d'uscita. È scritto qui. Corridoio est. Oh. Devo andare ad aiutarlo. Davvero? Sei una ragazza coraggiosa. Allora, beh, ci andiamo? Ci andiamo. Ci andiamo. O lo lasciamo là. E qui cosa c'è? Aspettate. Sì, spray medico lo vogliamo subito. E dovremmo usare sicuramente anche il baule. Intanto io guardo su, al limite se non c'è niente magari faccio un tagliettino.
Io giusto per curiosità. Ma magari anche no, perché così vedete un po' l'ambiente. Secondo me... possiamo entrare qui. Perfetto, erbetta. Perfetto, pianta verde. Qui. Guida della città. Beh, magari questo ve lo lascio leggere. Ok. Chi è che trasforma un museo in una centrale di polizia? Sì, perché era un museo, evidentemente. Qui abbiamo una combinazione, ma direi che non la sappiamo. A meno che... fatemi fare una prova. Non vado a suono. Tipo se sento un click strano. Non sento click strani. No. Mi serve la combination, ragazzi. Dobbiamo esplorare molto, eh. Non è che possiamo proprio... E qui? La chiave. Ok, con quel simbolino. Però, vabbè, questa non funzionerà. No, usa, no, ovviamente no. Io ho fatto una prova tanto per, ma hanno i simboli le chiavi. Come nel vecchio. Ma intanto abbiamo trovato un'erba medicinale. E che ci piace. Poi i documenti importanti li leggiamo assieme. Qua. Questa è chiusa. E ha sempre questo simbolo. Quindi immagino che apra... teniamoci a mente questi simboli. Io me li dimenticherò sicuro. Combinali. Sì. Benissimo. No, non è stato per niente inutile esplorare qui. È stato super utile. Ok. Corridoio est. Me lo segnava da quella parte. Ed è sempre la parte della demo. E non c'era niente di buono comunque. Tanto per essere precisi. Andiamo su. Giù. Eccoli. Oh, bene. Dove sei? Ma chi è razionalmente che si avventura lì dentro? Sinceramente. Quegli zombie che... Ma va bene, ci sta. E qui? No. Mi serve un fusibile. Rumore strano. Qui? Niente. Qua? Vediamo se posso entrare. No. È chiuso. Vediamo se troviamo anche documenti, cose. Se troviamo il fusibile. Devo per forza qui esplorare tanto. Perché, come avete visto, ci sono le chiavi speciali. L'ansietta che sale. Ovviamente ditemi nei commenti. Calma. Se vi piace. Calma. Allora. Qui non c'è niente. Qui? Ok, qui. Qui posso entrare. Ok, qua c'è qualcosa. Oh, una luce. Ottimo. E qui c'è qualcuno morto, però ha le munizioni. Basta che non ti alzi e va tutto bene. Io sono felice. Mi verrebbe da sparargli la testa solo per sicurezza, ma tanto secondo me non serve proprio a niente. Ti eri premuto. Avanti. Oppalala. Ottimo. Posso andare di là? Men's e woman. Andiamo. E andare di qua. Aspettate. Una cosa per volta. Qui. Idrante. Oh mio Dio. Aprite! Vi prego!
Ah, lui è là. Aspettate un attimo. Noi che siamo un po' bastardini. Ah, aspettate, qui cosa serve? Ok, qualcosa per rompere. No, 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 no. Allora andiamo di qui. Ci sono i bagni. Hai bisogno di andare in bagno, signorina? Questo ha lagato. Molto bene. Qui c'è qualcosa. Lo spray. Posso... non posso combinare. Inserisci. No. Va bene. Magari può potenziarlo, che ne so. Allora, qui non c'è nulla. Qui nulla. Però è un bene controllare ovunque. È veramente un bene. Adesso che sappiamo che il tipo è là. E qui... oddio ragazzi, sto tornando indietro? No, sì, qui sto tornando indietro. Era di là. Il tipo che urlava. Guardate, questi si alzeranno tutti. Statene certi che si alzeranno tutti. Tutti assieme anche. Allora, avanti. Sono qui. E qui c'è il tipo. Aprite! Avanti, aprite! Aiuto! Dai, dammi la mano! Aiuto! Forza! Dammi la... dammi l'altra mano! Tranquillo! Ti ho preso! Oh mio Dio! Ma mi dispiace! Oh mio Dio! Taccuino della gente. Ci sono delle informazioni. Eh sì, molto interessante questa cosa. Le combinazioni, ragazzi. Le combinazioni. Ok. Dopo proviamo. Adesso scappiamo! Oh, lo sapevo. No, 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 non è giusto. No, via. Beh, scappiamo? Facciamo. Scappiamo via. Finché possiamo risparmiare munizioni, risparmiamo. Quando non possiamo, non possiamo. Però, quando possiamo, lo facciamo. Avanti, avanti, avanti. Ok, meno male che cadono anche se non sparo in testa, perché sennò era un problem. E ho sbagliato strada, dimmelo. No. No, non ci ha morso, ok. E qui c'è roba. Assi di legno. Munizioni. Le ho prese? Sì. Forse non le ho combinate, ma le ho prese. Ragazzi, non è per dire qualcosa, no, però non è facile orientarsi con l'ansietta. Via! Via! Aia! Ecco, la salute, la salute. Come faccio da prendere il menu per la salute? Allora, un attimo, ragazzi. Scusate, subisci danni. Tipo lo spray. Io non mi fido manco per... ok. Dove, da dove siamo arrivati? Da là. Che c'era il fusibile. Che non abbiamo trovato, tra l'altro. Però c'erano le assi di legno. Ci possono servire? Cioè, ovviamente non lì, intendo, ma in generale. Tanto ci siamo curati, che è già qualcosa. Lasciami! Lasciami! Tranquilla. Stai bene? Sì. Sei al sicuro? Per ora. Marvin Branagh.
Grazie. Devo dire che te la cavi bene. Sì, so come badare a me stessa. Forza. Ma quindi la causa è sconosciuta? Ci sono varie teorie. Ma quello che so per certo è che questo posto brulica di zombie. Già, l'ho notato. Ehi, lasciala accesa. Non si sa mai. Non voglio rimanere qui. Appena trovo Chris, vado via. Sei davvero sua sorella? Sì. Perché? Sa dove si trova? È in vacanza. Europa, credo. Da settimane. Vacanza? Beh, un'ottima notizia. E ce n'è un'altra. Sembra che si possa uscire usando questo passaggio segreto. Bene. Ehi. Dovremmo trovare un ospedale. No, no. Lascia perdere. Me la cavo da solo. No. Non sia ridicolo. Ha bisogno di cure. Ascoltami, Claire. Pensa a salvarti. Fallo per tuo fratello. Ora, credo ne avrai bisogno. No, non lo prendo. Serve più a... E fa attenzione. Se incontri uno di quei mostri, non importa chi erano, non esitare. Ammazzali se puoi. O scappa. Ok, ottimo. Il tipo lo vedo bello grigio. Ho un coltello. Sì, ho capito. Sfodera fendente. Che faccio? Ah, quindi posso usarlo anche contro i nemici. L1. Sì, ci torna parecchio utile perché noi scappiamo molto volentieri e molto spesso. Allora, il coltello qui. Ovviamente non abbiamo la chiave, però ci serve qui. Però direi di farlo nella prossima puntata. Volevo invece, visto che abbiamo trovato il taccuino con tutte le cose degli enigmi eccetera eccetera, provare qua. Allora, questo è un leone. Diamo un'occhiata un attimo. Taccuino della gente, perché c'era il leone. Eccolo qui. Allora, leone. Ok, proviamo a vedere un attimo. Diamo un'occhiatina. No, aspettate. Eccolo qua, leone. Questo. E questo. Medaglione del leone. Benissimo. E abbiamo uno slot. E secondo me è da usare nella statua sotto. Il medaglione. È solo uno per adesso, però... aspettate, dove era la statua? Eccola qua. Però ci sta, adesso salviamo. Usa. Sì. Quindi Elliot aveva ragione. Abbiamo aperto. Già, ma non siamo ancora al sicuro. Un primo passaggio. Ok, quindi da lì passeremo per scappare, anche se penso che non sarà così facile. Perfetto. Allora, salvo e ci fermiamo. Sovrascrivo, sì. Ok ragazzi, io direi che ci fermiamo qua con questa puntata. Siamo messi benissimo, stiamo giocando con Claire, dai, è una bella variazione da Leon, anche se penso che la storia sia molto simile perché ricordo che la demo con Leon era tipo così, quindi vabbè, vedremo andando avanti. Comunque, ci fermiamo, mettete like, commentate, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!